Bentornati amici di Obiettivo News, siamo qui oggi al comune di Cornier per presentare un progetto iniziato nel mese di maggio e che sta avendo un grandissimo successo, che è quello del servizio civile volontario. Siamo qua con le ragazze che hanno aderito e sono state scelte per questo servizio, con la consigliera Camilla Barone, con delega alle politiche giovanili, alla quale chiediamo qualcosa di più di questo servizio e soprattutto cosa ha spinto l'amministrazione di Cornier ad avvalersi appunto del servizio civile. Allora, sicuramente il servizio civile è un'opportunità di crescita professionale ma anche personale, dà l'opportunità ai nostri giovani di mettersi in gioco e di rendersi utili per gli altri, partecipando in modo attivo e responsabile a quella che è la quotidianità della nostra comunità. È un progetto che è nuovo per il nostro comune, è stato già motivo di interesse dell'amministrazione comunale precedente ed è stato poi da noi concretizzato poi alla fine dell'attività dell'emergenza pandemica appena conclusa. Quindi quattro sono le ragazze che sono state scelte, tre sono qua con noi, una purtroppo non ha potuto esserci. Di che cosa si occupano le ragazze? Allora, le ragazze si occupano di tre distinti progetti. Il primo si occupa di valorizzare le tradizioni e le culture locali in Piemonte ed è svolta nella biblioteca civica. Il secondo, dal nome non è mai troppo presto, servizi educativi in Piemonte, svolta nel servizio istruzione e asilo nido. E il terzo, i volontari per delle città più verdi, volto proprio a promuovere dei comportamenti più rispettosi nei confronti del nostro ambiente. E, per voi come amministrazione quindi avete puntato molto su questa nuova esperienza, appunto perché è un'esperienza importante anche a livello formativo e a livello lavorativo. Vi state trovando bene? Pensate che effettivamente questo servizio possa davvero essere utile ai nostri giovani per cercare appunto di aumentare le proprie conoscenze? Allora, sicuramente sì, e noi riteniamo che il servizio civile sia un'esperienza concreta e coinvolgente. Pensiamo che i nostri giovani abbiano l'opportunità di operare in gruppo, di scoprire quelle che sono delle nuove abilità, ma allo stesso tempo anche esplorare dei nuovi ambiti di interesse e scoprire quelle che sono poi alla fine anche le proprie attitudini. Noi pensiamo che sia importante per i nostri giovani sentirsi poi una parte integrata della nostra comunità e divenire poi a loro volta anche degli attori attivi in quello che è lo sviluppo economico e il cambiamento sociale. Questo servizio andrà avanti fino a quando? Allora, questo servizio, come hai detto prima, è iniziato a maggio dell'anno scorso e andrà avanti fino a maggio 2023, della durata di un anno, ed è nostra intenzione anche promuovere questi progetti anche per il prossimo anno, sempre tramite ANCI. Le nostre ragazze si sono rivelate brillanti, hanno dimostrato di avere delle buone idee, una forza da mettere a disposizione della nostra comunità, e quindi la nostra intenzione è far sì che i giovani possano sentirsi una nuova forza di trasformazione per la nostra società attuale. Di fianco a me c'è Lucia, una delle ragazze del servizio civile. Se ci vuoi dare una breve presentazione di quello che fate, di anche tua personale. Allora, io sono Lucia, ho 26 anni, ho deciso di partecipare al servizio civile perché trovavo questi progetti molto interessanti per la città di Cornier, perché sono un po' innovativi e coinvolgono i giovani, che effettivamente era qualche anno che mancavano all'essere coinvolti nella vita della comunità. E in particolare io lavoro sul progetto della biblioteca, che si occupa appunto di valorizzare le culture, la cultura. E adesso stiamo lavorando, oltre che appunto nella biblioteca, per renderla ancora più accogliente, su alcuni piccoli eventi che coinvolgeranno anche la comunità di Cornier in vari modi, dai bambini agli adulti. Cosa rappresenta per te il servizio civile? Il servizio civile per me è il potersi mettere al servizio del proprio paese, sia come Cornier sia come Italia, per cercare di renderlo un posto un po' migliore di come già in realtà, e provare appunto a dare un apporto positivo per quanto possibile. E per te stessa, comunque per i tuoi progetti formativi, lavorativi che verranno in futuro, trovi che questo servizio sia efficace, sia un valido aiuto per trovare la tua strada nel mondo? Sì, allora io sono laureata in organizzazione di eventi culturali e ero molto interessata a capire come funzionano le amministrazioni pubbliche, e questo può essere, appunto,
lo trovo uno strumento decisamente utile per capire anche dall'interno come funzionano i meccanismi e come si può sviluppare poi anche nei piccoli comuni una cultura che raggiunga tutti. Quindi sei soddisfatta di questo tuo impegno per te stessa, per il comune di Quarnier e per... Sì, decisamente, molto, perché appunto sto scoprendo cose nuove, sto acquisendo nuove competenze, quindi è decisamente una risorsa che potrebbe essere utile anche a tutti i giovani che vogliono magari scoprire un po' meglio come funziona e come essere utile al loro paese e alla loro cittadina. Quindi lo consiglieresti ai giovani, l'opportunità, la scelta di questa opportunità per loro e per avere qualcosa in più per se stessi? Sì, assolutamente, perché appunto è importante conoscere il paese in cui si vive senza lasciare che le cose accadano, ma cercando di cambiare le cose che non ci piacciono per renderlo un posto migliore. Grazie. Accanto a te c'è la new entry, diciamo, di questo gruppo, che si chiama Alessia. Se ci vuoi dire qualcosa, essendo che sei l'ultima arrivata a prendere parte a questo progetto. Ok, ciao a tutti, sono Alessia, ho 24 anni, vengo dal PET e il mio progetto è il progetto Ambiente e sono entrata da poco, ho aderito perché trovo che sia un'esperienza che può darmi delle competenze diverse dal mio percorso fino ad ora e trovo che sia importante capire la realtà comunale in quanto per poi diventare comunque dei cittadini più responsabili. Certo, quindi sei all'inizio, ovviamente sicuramente ti farai prendere anche tu come le tue colleghe da questa attività. E cosa speri che questa esperienza ti possa dare? Sicuramente questa esperienza offre degli strumenti validi anche per essere applicati su altre esperienze. Giustamente non tutte prenderemo magari un percorso all'interno di un comune, però comunque lascia degli strumenti che possono essere applicati sul mondo del lavoro. Sì, quindi certo, ovviamente lavorando all'interno di un'entità comunale si apprendono anche quelli che, come diceva prima lei, anche essere un buon cittadino, cosa fare per poterlo diventare, quindi anche se sei all'inizio ti senti di consigliarlo ai giovani, certo, come te. Certo, perché è un'esperienza per ampliare le proprie vedute e i propri orizzonti. Grazie. Noi adesso vi salutiamo dal Comune di Quarnier e vi diamo appuntamento ad una prossima puntata.